Un sostegno concreto all'imprenditoria femminile arriva dal progetto che ha visto sedersi attorno al tavolo Terziario Donna Confcommercio della provincia di Rimini e Pesaro Urbino a Sconfidi Imprese con FAPI Pesaro. Obiettivo dell'accordo: dare una nuova opportunità alle imprenditrici per investire nella propria attività, agevolando così l'accesso al credito. L'accordo prevede che viene finanziato l'80% dell'importo erogato di un finanziamento per una donna che vuole aprire una impresa. E i vantaggi sono comunque quelli anche di avere il dimezzamento delle spese istruttorie e inoltre anche il tesseramento qui presso la nostra sede, la nostra ASCOM, viene dimezzato l'importo del tesseramento. Un progetto importante, ha spiegato Rossella Piccinelli, presidente di Terziario Donna Rimini, per ridare nuova fiducia alle donne che vogliono lavorare. Da molte richieste e comunque da un accordo molto importante con Asconfidi, Rimini e Pesaro Urbino, che hanno lavorato tantissimo in collaborazione per portare avanti questa iniziativa, questo progetto, perché comunque le donne vogliono lavorare e hanno pochi appoggi e invece con questo accordo finalmente potranno lavorare anche più serenamente e aprire meglio una loro attività. Il Terziario Donna di Pesaro con la Confcommercio hanno spinto affinché la Sconfidi Imprese, la cooperativa di garanzia che abbiamo costituito insieme Pesaro e Rimini, incentivasse in questo momento il sostegno all'imprenditoria femminile. C'è un dato assoluto nel nostro paese che è il basso livello di occupazione delle donne rispetto agli uomini, che ci pone all'ultimo posto a livello europeo, ma abbiamo un grande fermento a livello imprenditoriale, tante donne che gestiscono imprese e questo ha fatto sì che appunto Asconfidi Imprese con Confcommercio e Terziario Donna decidesse un sostegno sia per garantire la resistenza delle imprese in questo momento di difficoltà, ma anche per far nascere nuove imprese femminili. Un'operazione di straordinaria importanza perché consente di garantire agli istituti bancari l'80% dei finanziamenti che le banche erogano alle imprese femminili.